Streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo Get Ready With Me con storia strana, collegata, non lo so, l'inquadratura è già un po' strana, non ci fate troppo caso, direi senza perderci in troppe chiacchiere di cominciare. Ovviamente ragazzi, se siete qui e non siete iscritti, se vi va iscrivetevi, ricordatevi di lasciare un commento dopo aver visto il video e venitemi a seguire anche su Instagram, dove mi trovate come Allora Kairam, cioè Maria Carla al contrario. Ma vi ho detto già troppo, entriamo nel vivo della nostra preparazione, del nostro Get Ready With Me, raccontando qualche storia bizzarra, particolare, strana, se non che anche inquietante. Solita base, direi che non c'è motivo di parlarne ancora troppo, ormai la conoscete, mi avete visto utilizzarla un casino di volte. Ragazzi, non so se sia una cosa buona oppure no il fatto che in questo periodo mi sia venuta voglia di girare più spesso e di girare più spesso anche dei video come Get Ready With Me, che so che non piacciono proprio a tutti, però alla fine ho detto vabbè, farò quello che mi sento di fare, perché anche se chi guarda questi video in realtà sono veramente pochissime, pochissime persone, perché sembra che non piaccia, in realtà quelli che piacciono di più dal punto di vista dell'essere guardati di più sono i mukbang. Però se mi va li giro lo stesso e non so se sia una cosa buona o una cosa cattiva. Comunque, certo un po' fa specie quando un canale ha un tot di iscritti e alla fine i video non li guardano neanche un decimo delle persone che lo seguono, ma vabbè, non importa. Stavolta direi di cominciare dalle sopracciglia, così tanto per cambiare, utilizzando la mia solita matitina di Colourpop, che ormai è ridotta a lumicino, me la devo comprare nuova. Al prossimo ordine che faccio me la riprendo, perché se è tipo spezzata a metà, rovinata, cosata. Comunque ragazzi, storia strana di oggi. Parliamo di qualcosa che è forse una leggenda metropolitana o forse no. No, in realtà non lo è, anche se suona come una leggenda metropolitana. Sapete che ci sono a volte quei racconti strani che le persone fanno, che uno dice no, vabbè, ma questa cosa non è vera, è fantasia. E in realtà poi però se vai a indagare invece quella cosa è successa davvero. Avete presente quel genere di storie? Ecco, oggi parliamo di una cosa di questo tipo, che potremmo anche chiamare con un altro nome e potremmo chiamare incubo del viaggiatore. Parliamo di qualcosa di veramente strano capitato a persone che si sono trovate a visitare degli alberghi. Ok, queste cose sono successe per lo più negli Stati Uniti e sembrano il tipo di cose che possono succedere per lo più in un motel o in uno di quegli alberghi discutibili che a volte si vedono nei film, insomma, che uno si immagina si trovino principalmente, profondamente, in qualche luogo remoto degli Stati Uniti. Però non si sa mai, qualcosa del genere potrebbe capitare anche da noi, quindi insomma, uno ci deve pensare. Allora, a prescindere da tutto, sicuramente se vi è capitato di trascorrere almeno una notte della vostra vita in un albergo, ci sarà stato quel momento, per quanto l'albergo potesse essere bello e ben tenuto e di qualità, eccetera, soprattutto se siete delle persone un po' paranoiche, e nel caso, se vi è successo, lasciatemi un commento qui sotto e fatemelo sapere, vi sarà capitato di chiedervi: ma questa stanza sarà veramente pulitissima? Vado a dare una passatina su tutte quante, cioè su questa parte dell'occhio, con questo colore abbastanza chiaro da questa palette che è la Dark Matter di Melt. Sì, è la Dark Matter, vero? Il Dark Matter Stack di Melt. Dicevo, vi sarà capitato di farvi questa annosa domanda: questo albergo, per quanto sembri bellissimo, per quanto possa sembrare tenuto bene, eccetera, 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 sarà veramente pulito? Sarà veramente tutto in ordine? Se dovessimo... Sapete, qualche anno fa andava di moda pure questa cosa, che qualcuno su YouTube andava a fare check-in in un albergo e si portava tipo dietro vari strumenti per indagare e vedere se quella stanza d'albergo fosse stata veramente pulita, no? Ecco, sta cosa fa pensare che in realtà questa paranoia dell'albergo sia un qualcosa che hanno tutte le persone, non importa quanto l'albergo possa essere buono. Quando tu vai a dormire in un posto che non è casa tua, che non sei tu che sai com'è gestito e tutto, ti viene quel momentino in cui tu dici:
sarà veramente pulito anche se sembra pulito? Diciamo che nella maggior parte dei casi, se uno è fortunato, magari anche se si trova in un albergo che non è esattamente il top del top del top del top, quello che può succedere è che magari ti trovi in un ambiente dove, anche se sono state lavate, sono rimaste delle macchioline sulle lenzuola, sono rimaste delle macchioline sulle asciugamani, e questo già dà un fastidio cane in genere, cioè almeno a me. Oppure può capitare che, ne so, magari che uno sia in una stanza dove le tende non hanno, se ci sono delle tende, non hanno un odore fantastico, perché non sono uno di quegli articoli che vengono lavati ogni giorno. Sto immaginando quello che potrebbe venire fuori da una stanza d'albergo. In genere penso che siano queste le cose che possono succedere di più. Se c'è la moquette a terra, ecco, quella tipo io non la toccherei tantissimo. Però questi sono i fondamentali problemi che una persona può incontrare in un albergo in genere, senza andare ad incomodare cose più grandi, che poi possono anche succedere, ok? Non vorrei fare un video schifoso, però possono anche succedere altre cose, non terribili, però comunque, ecco. In certi paesi si sa che in alcuni alberghi, se vai in un albergo troppo infimo, per esempio, potrebbero esserci degli insetti o cose di questo genere. Nel frattempo ho deciso di utilizzare una vecchia palette, perché ogni tanto queste vecchie palette che stanno lì a fare la muffa, ecco, anche loro bisogna tirarle fuori. Ed è la Venus 2, che ormai quanti anni avrà? 4? Di più di 4? 5? Boh. Comunque, finché vive, utilizziamola. Vado a prendere un po' questo colore più chiaro. Comunque, vi dicevo, quando si va in questi alberghi, queste sono le problematiche che normalmente si potrebbero incontrare, specialmente se si finisce in qualche strano motel isolato dal resto del mondo. Però poi ci sono quelle storie che alcune persone raccontano, che hanno a volte il sapore di leggende metropolitane, e quindi ci si può tanto credere quanto non credere. In verità però alcune di queste storie, che sembrano leggende metropolitane per quanto siano strane, si rivelano reali. Per esempio, in alcuni hotel negli Stati Uniti, in alcuni motel in particolar modo, ma non solo, c'è una strana casistica per quanto riguarda corpi ritrovati all'interno di una stanza. Sono moltissimo moltissimo indecisa se utilizzare questo colore qui o questo qui. In realtà ve l'ho detto, volevo fare una cosa piuttosto monocromatica, ma quale dei due utilizzare? Forse comincio, forse magari li uso tutte e due, non lo so, sono molto indecisa, ragazzi. È un'ardua scelta. Comunque direi di cominciare da questo color mostarda. Ora, ragazzi, immaginate di andare in un albergo. Di per sé stesso sapete che non è esattamente un albergo super lusso, insomma. Non è un albergo 5 stelle, non è neanche un albergo 4 stelle. Sapete magari che invece state andando in un albergo che è già discutibile. Entrate nella vostra stanza, che ha un aspetto, insomma, dimesso, come hanno in genere le stanze dei motel nei film americani, e vi guardate intorno cominciando a cercare quello che potenzialmente potrebbe non essere perfetto. Vi preparate a trascorrere la vostra prima notte in questo albergo e sapete che magari ci dovete restare non soltanto una notte, ma più a lungo, ci dovete restare 3-4 notti o qualcosa del genere. Quando a un certo punto vi rendete conto che in questa stanza d'albergo c'è un odore inatteso e inaspettato quando andate a dormire. Ve ne rendete conto, vi infilate nel vostro lettino e sentite che c'è un odore che non è fantastico. Se vi trovaste davvero in una situazione del genere, se fosse notte, comunque che fareste? Chiamereste qualcuno alla reception dicendo: correte per favore, dovete cambiarmi la stanza o dovete venire a pulire? Oppure direste: vabbè, aspettiamo domani mattina, e tentereste di ignorare questo strano odore leggermente disgustoso, però non fortissimo, però un odorino che comincia ad essere preoccupante all'interno della vostra stanza. Chiamereste subito oppure no? Alle persone a cui è capitato davvero, beh, è successo di chiamare e di chiamare subito, però diciamo che in genere quando succedono queste cose alla reception degli hotel sembrano, soprattutto se non sono hotel super 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 lussuosi, a meno che uno magari non si impunti dicendo: no, ora mi dovete assolutamente cambiare
stanza pare che non è che si preoccupino più di tanto. Così ad alcune persone è capitato di dover effettivamente dormire in quella stanza puzzolente la prima notte. Poi magari sono andate la mattina a bussare di nuovo alla reception, insomma hanno chiamato, sono andati direttamente alla reception e hanno detto: guardate, un'altra notte così no, fate qualcosa, andate e pulite la stanza. Quelli mandano qualcuno su nella stanza con un po' di come si chiama, quello spruzzo tipo che toglie le puzze e cose del genere, fanno fare una pulizia, però non è che riescano a identificare davvero la fonte del problema né a cancellarla. Infatti i nostri coraggiosi protagonisti tornano a dormire nella stanza ancora una volta la puzza è lì, ancora una volta non hanno fatto niente dalla reception, probabilmente non c'è un'altra stanza disponibile a questo punto dove andare, o c'è insomma qualche inghippo, e dormono ancora una volta nella stanza. E mentre dormono nella stanza continuano a sentire che questa puzza non fa altro che crescere e non riescono a capire da dove viene, però sta diventando veramente una cosa che non si può tollerare. In queste storie, che ragazzi vi dicevo suonano tanto come racconti metropolitani, però sono vere, è in genere al terzo giorno che poi succede che avvenga la grande rivelazione. Perché queste persone a una certa, quando dalla reception non fanno il resto di niente e non gli risolvono il problema, decidono che forse è venuto il momento che siano loro a guardarsi intorno e a cercare per la fonte del problema. È in questi momenti che un semplice cliente di un albergo diventa una sorta di investigatore, perché nessuno è riuscito a risolvere l'annoso problema che lo affligge, da dove viene la puzza. E a questo punto le persone in genere cominciano a fare quello che, quello che possono, cioè si guardano intorno, cominciano a sniffare e capiscono, si rendono conto, lo sapevano in realtà in cuor loro, ma non ci avevano pensato proprio bene, che la puzza viene dal letto, ma non sono le lenzuola, perché magari le lenzuola quelli gliel'hanno anche cambiate. Quindi cominciano a dire: forse a questo punto dovremmo smontare il letto, cioè nel senso dovremmo magari alzare il materasso, togliere le lenzuola, vedere con i nostri occhi che cosa c'è. E ragazzi, vi ripeto, questa storia è vera ed è successa un bel po' di volte in diversi hotel degli Stati Uniti, quindi non è roba di fantasia, è successo ed è successo più o meno proprio così. E queste persone, senza essere, in alcuni casi è successo anche che fossero state aiutate dal personale dell'albergo venuto a cercare effettivamente di controllare meglio, ma nella maggior parte delle storie che si raccontano, in questi casi alla fine, siccome il personale dell'albergo un po' se ne frega, sono stati i nostri protagonisti da soli e in persona che hanno fatto la macabra scoperta e che cercando nel materasso hanno trovato qualcosa di molto particolare. Insomma ragazzi, l'avrete capito, la fonte della puzza in queste storie è genericamente sempre un corpo che si trova sotto al materasso. A volte ci sono due materassi uno sopra l'altro e il corpo è stato messo tra i due materassi, oppure sotto al letto. A volte è stato addirittura nascosto all'interno del materasso. Credo che ci sia stato anche un caso di un serial killer che aveva fatto una cosa del genere negli Stati Uniti. Scusatemi ragazzi, oggi sto continuando a ricevere dei messaggi, cioè sono già un po' distratta di mio oggi. Continuo a vedere che mi arrivano dei messaggi e non lo so, non so se questo video alla fine della storia avrà senso oppure no. Nel frattempo metterò un po' di highlighter perché non si sa mai. Che vita complessa. Stavo dicendo che in alcuni casi questi cadaveri che sono stati trovati all'interno di questi alberghi di non altissima qualità negli Stati Uniti sono finiti lì perché ci sono stati, in un caso un serial killer proprio, che aveva fatto fuori qualcuno. In altri casi comunque sono stati messi lì in seguito ad alcuni delitti, quindi comunque in seguito a delle situazioni non normali. Però ragazzi, ci sono stati anche dei casi in cui sembra che queste persone che sono state trovate poi nei materassi magari ci siano morte in maniera, cioè, non so se si possa dire naturale, però non perché ci siano stati nascosti da qualcuno, quindi non lo so, questa cosa è molto strana. Fatto sta che questa storia, quando io all'inizio ne sentivo parlare le prime volte nel corso degli anni, quando qualcuno metteva fuori queste storie tipo i corpi nei letti degli alberghi nascosti, sembrava tantissimo, proprio ve l'ho detto prima, una leggenda metropolitana. In realtà poi uno scopre
che è tutto tranne che una leggenda metropolitana, ma è una cosa anche abbastanza frequente, in un certo senso, perché è successa più volte. E questa cosa qui ti rimette in gioco quella paranoia di cui vi dicevo all'inizio, cioè quella paranoia di chi già se va in un albergo normale e decente comincia a guardarsi intorno cercando di scoprire tutte le magagne possibili e immaginabili di quell'albergo. Così che, non lo so, questa cosa è preoccupante. Ora spero di non aver, come possiamo dire, spinto nessuno di voi che magari già è un po' paranoico su queste cose a diventare ancora più paranoico se si trova in una stanza d'albergo. Però effettivamente, ragazzi, sta cosa, leggere di queste cose già, insomma, leggere di tutte storie di questo genere che già conoscevo, comunque ci sono tantissime storie dell'orrore se cercate recensioni di alberghi, sporcizie e cose varie, però sta cosa già ti mette in quell'idea per cui tu pensi, vabbè, io già se devo andare allora in un posto, soprattutto magari se sto andando in giro in un paese che non è mio, forse è veramente meglio spendere di più piuttosto che andare a finire in un posto del genere dove c'è questa possibilità che gli inservienti dell'albergo che vanno a pulire non si siano accorti per giorni della presenza di un corpo nel materasso. Ma soprattutto quando sento queste storie, quello che mi viene in mente è anche chiedermi come poi, cioè, voglio dire, se tu ti trovassi, se io mi trovassi in questa situazione, se tu che stai guardando ti trovassi in questa situazione, come ti sentiresti dopo? Sapendo magari, come alcuni protagonisti di queste storie, di aver dormito 2 o 3 notti letteralmente posata sopra a un cadavere in decomposizione. Cioè, secondo me questa cosa potrebbe causare seri traumi alla gente. Vorrei veramente sapere se tipo magari qualcuna di queste persone che si sono trovate in queste situazioni ha magari pensato di fare causa anche all'albergo dove ha dormito, dicendo mi avete creato un trauma che mi porterò dietro per tutta l'esistenza e che mi porterò dietro per tutta la vita. Sarebbe curioso da sapere, sarebbe interessante da sapere in effetti. Come rossetto in realtà oggi non voglio mettere un vero e proprio rossetto, ma mi sento più in clima da gloss ed uso questo di Fenty Beauty. Cioè ragazzi, io oggi veramente, mo a parte tutto, comunque fuori c'è anche il sole. Io continuo a sentire, ve l'ho detto già in qualche altro video, continuo a sentire il richiamo della primavera. E a me il richiamo della primavera, ragazzi, cioè mi rende proprio un po' stupida, non lo so. Un po' i messaggi dall'ufficio che arrivano e mi distraggono, un po' questa primavera che sta per arrivare, forse arriverà, chissà quando arriverà, che comunque è già nell'aria, che faccio, sto arrivando, ed io, non lo so ragazzi, scusatemi se oggi il video veramente è stato un po' strano e non ho avuto né capo né coda. Capitano questi giorni, lo sapete, comunque, vabbè. Se non avete perso la testa e siete arrivati fino a questo punto, sono molto curiosa di sapere che cosa fareste se vi trovaste in una situazione come quella che vi ho narrato, se vi trovaste in una stanza d'albergo supremamente contaminata da un corpo che si sta decomponendo nel materasso. Fareste caso all'albergo, come ho detto prima, come ho ventilato prima che farei probabilmente io, dicendo di aver, non so, preso un trauma indimenticabile a causa loro, o semplicemente ve ne andreste troppo scioccati, o avreste incubi per il resto della vostra vita, o non ve ne fregherebbe una ceppa di niente, perché, cioè, non lo so, magari direste, vabbè, tanto sì, è vero, ho dormito sopra sto cadavere che stava messo nel materasso, però, in fin dei conti, non fa niente. Non lo so, quale sarebbe la vostra posizione, ragazzi? Sono molto curiosa di fronte a questo argomento strano, bizzarro, scottante, inquietante, fatemelo sapere. Effettivamente questo video era un po' strano, era un po' più bizzarro questo argomento del solito. Vi ringrazio per essere stati con me, io mi sono semi preparata, ma non, cioè ragazzi, sono talmente rimbambita io, cioè sono veramente rimbambita, che non lo so, non penso di poter fare una cosa più complessa di questa oggi. E probabilmente la cosa migliore che io ora possa fare è fare qualcosa che non possa causare danni, tipo mettermi sul divano a leggere. Forse devo fare quest'ora, non lo so. Grazie per essere stati con me. Appuntamento al prossimo video. Ciao!